Allora, amici, registro questa parte dopo l'episodio, che vedrete a breve, e vi prego di scusarmi se a un certo punto c'è la webcam storta così, oppure non c'è la luce, non ho la luce addosso, quindi sono un po' scuro. Vi prego di scusarmi se è successo questo, ma è stata una mattinata un po' movimentata, insomma, mi hanno chiamato il telefono, hanno suonato il campanello, hanno fatto un sacco di cose del genere, quindi la connessione pure mi dava un po' di problemi e quindi insomma ho spento, ho fatto cose, quindi lasciamo perdere, un casino, anche l'episodio è un po' un casino, lasciamo perdere che mamma mia, ho perso tutto, vabbè, insomma, vedete fino alla fine, guarda, mettete un mi piace, un mi piace, un like, per una preghiera per me, per cominciare da capo, insomma, tutti i diamanti, tutte le cose, ho perso tutto. Vabbè, insomma, buona visione, dai. Eccoci back, amici, e bentornati in un nuovo video, sul mio canale. Allora, ci troviamo in una miniera abbandonata. In questi giorni, praticamente, mi sono messo un po' a scavare, insomma, a fare un po' di cose, ando a trovare i diamanti, ne ho trovati ben 7, e mi sono ritrovato in questa miniera abbandonata. Aprendo questa cesta, oltre alle varie torce che prenderei in modo molto veloce, un po' di redstone, ho trovato questo bellissimo libro incantato con il ripristino. Ho detto, cacchio, questo devo farlo vedere per forza ai miei iscritti, pochi che seguono questa serie. Io andrei subito a prenderlo, chiaramente. Questo non mi serve, prendiamoci tutto. Vediamo un po' se c'è spazio per pure le rotaie, i binari. Vediamo un po' cosa posso lasciare agli udite, va? Magari vediamo di fare pure qualcosa con i binari, magari, no? Ok, va bene. Allora, ho messo un po' a posto tutte le cose nelle ceste che avevo preso. Sono reso conto che le mie ceste fanno veramente schifo. Ok, scusate se magari si era sentito un attimo, ma mi hanno chiamato al telefono, quindi mi sta dicendo che le mie ceste fanno abbastanza schifo. Quindi dovrei sistemarle nel modo più incredibile. Anche perché, ma vabbè, siamo qua nel Nether e ho detto che dobbiamo cercare una bella fortezza. Cibo ce l'abbiamo, anche abbastanza, mane d'oro sì, è a posto. Direi che possiamo andare alla ricerca di una fortezza. Ci mancano, vabbè, due libri con un ripristino per completare la nostra armatura, ma va bene così. E non sarà facile, cercare la fortezza. Spero di riuscire a trovarla nel più breve tempo possibile, sperando di non dover attraversare laghi di lava e cose varie. Che poi tra l'altro ho visto molto recentemente, un altro giorno, un video dei Surri che dice che ai pigmen piacciono le uova di tartaruga. Cioè, dico che questa cosa mi abbia un po' sconvolto, però insomma, si potrebbe dire che fare una farm d'oro. Se mi butto qua muoio, boh, fammi rigenerare prima. Allora, non muoio, però perdo gran parte della vita. Bene. Allora, a me il Nether non è che mi piaccia particolarmente, nel senso, nessun problema con il Nether, per l'amor del cielo, però sai, potessi evitare di fare cose. Ma perché prendo fuoco? Perché ho preso fuoco, per esempio? Non lo so. Dai che ti piglio, dai, dai! Oh! Mi avrei droppato qualcosa? Non lo so. Però a me serve di andare là. Quindi, con molta calma, perché andiamo su un lago di lava, e non voglio morirci malamente. Aspetta,
sei contento adesso che hai fatto tutto sto casino? Sei contento? Spero che tu sia contento. Ce ne auguro un altro maledetto bastardo. Dove sei? Ecco. Due bei ghast ammazzati. Mamma mia, oh, pezzi di schifosi. Vedete la lacrima? Io non la vedo. Bene. Possiamo continuare la nostra esplorazione. Allora. Ma sai che quasi quasi mi butterei, va. Scendo di qua. Ah, invece mi è andata la lacrima, eccola qua, ma non è che sono sceso, c'è una lacrima finalmente. Guardate qua, lacrima di ghast, per fortuna. Ah! Oh, non è che sono sceso, cazzo. Ma sai chiamarla, guarda qua, eccola qua, una fortezza terribile, dai, dai che ci siamo, guardala qua, una fortezza. Non siamo dovuti neanche allontanare più di tanto. Guarda, meno male, grazie ai ghast siamo riusciti a entrare. Nella fortezza. Una fortezza terribile, guarda qua, è già subito questa, è una chest. Benissimo, benissimo. Pigliamo tutto. Pigliamo tutto. Spada in mano. Possono esserci guide dappertutto. Anche se io una la lascerei per ricordo. Allora, mettiamo delle torce. Qua non c'è nulla di che, vabbè, prendiamoci queste, giusto un po' di verruca, vado con il diamante per questa via. Allora, cioè abbiamo trovato una sola cesta schifosa tra... No, sento un blaze molto vicino. L'ho sentito vicino il blaze. Da questa parte. Qua sopra siete? Si sale qua, eh? Spada alla mano. Ah, qua te verruche, ok, va bene. Ah, c'è pure un cretino là, come si chiama? Allora, servono blocchi alla mano, perché? Ah, eccolo qua. Due siete. Testa? Niente testa. Niente testa di guide. Allora, eccolo qua. Niente testa, e va bene. Allora. Vabbè, mi hanno tolto il manco troppo, dai. Però non ho spazio nell'inventario, che butto. Ma via la sabbia delle anime, va. Se no poi magari mi droppano la testa, io... Non me ne accorgo neanche, non la raccolgo. Allora, vedi qua? Dove andiamo? Di qua invece? Rumore inquietante, vedete i sottotitoli? Rumore inquietante, si sente, sì. Di qua? Si muore, via di qua. Una spintarella di qualcuno, si muore. Comunque la spada con looting, questi maledetti wither, ce ne vuole, eh? Allora, di qua invece continua. Ah, guarda qua. Poi arrivarci là. E li vedo anche un wither. Simpatico. Va bene. Di là continua. Va bene. È grossa sta fortezza invece, eh? Dai. Allora, da che parte non dobbiamo andare? Vediamo di qua cosa c'è? Finisce? Vediamo se finisce di qua. Nel caso. Allora. Ah, siamo da quest'altra parte, siamo, ok. Fare il piano, perché tipo qua sopra dovrebbe esserci tipo un guider. No, ci sono state buoni. Allora, vuoi schiantarci? Allora, capiamoci. Eccola. C'avevo lo spawner qua, attenzione. Che devo buttare? Che devo buttare via questo? Dai, ok.
Progresso computer, non si scherza con il fuoco. Amici miei, carissimi, rigeneriamo. Ma ok, dai. Quindi facciamo che ci segniamo le coordinate, non laggare. Cazzo che mi laghi, oh, Madonna. Ogni tanto mi dà questi colpi di lag brutali. Lì ce ne sono ancora, ma noi. Ma qua c'è un altro. Vabbè, vabbè. Vai che arrivo, eh. Allora. Sono un po' circondato. Questa fortezza ha un sacco di spawner. Di qua? Muro chiuso? Sì. Usciamo da qua, va. Via. Quindi, addio fortezza. In qualche modo devo tornare a casa. Allora, questa devo farvela vedere perché effettivamente, cercando di tornare a casa, girando un po' intorno alla fortezza, mi sono ritrovato qua con la testa del Wither. Scheletri nell'armadio. A posto. Cioè. Quindi, ecco qua. Abbiamo ottenuto anche la testa e lo scheletro del Wither. Direi che sinceramente va bene. No! No! Eccoci qua. Ho perso ogni cosa. Ho sperato di riuscirci, ma devo ricominciare da capo. Porca miseria, cane. Porca miseria, cane. Non capivo più un cacchio con quei cosi. Niente, niente. Sono morto. Ho finito tutto. Ho perso tutto nella lava. Cosa sto facendo? Quindi niente. Va bene. Signori, ho perso ogni cosa. Poi, quantomeno sappiamo dov'è la fortezza. E niente, ci tocca di rifare tutto quanto. Non ho perso un granché alla fine, dai. Cioè, oddio, ho perso 2 o 3 libri di ripristino, ma vabbè, 8 diamanti per una cespe, ce l'ho. E questo è quanto abbiamo in questo momento. Va bene. Per fortuna di altre risorse ne abbiamo in abbondanza, quindi riusciamo a farci qualcos'altro. Va bene. Detto questo, è finito tutto. Questo episodio può finire qua. Io mi metterò, farò un po' di armatura, un po' di cose. Vediamo un po'. Riusciamo a fare tutto il resto dell'armatura. E niente. Vediamo un po' qua. Ecco qua. Ed eccoci qua. Allora. Vabbè, dai. Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale, commentate, condividete. E mettete like, una preghiera, perché ho perso tutto, ogni cosa. Va bene. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!